Un nuovo progetto, una nuova iniziativa, Ti contatto con le fiabe. Di cosa si tratta? Sì, è una nuova iniziativa che appunto partirà da febbraio e ci saranno 5 appuntamenti. Si tratta di appunto un'iniziativa che collega la parte di lettura, appunto le fiabe, e poi il ti contatto, cioè una parte di massaggi e trattamenti, perché si parla sia di massaggio sia di trattamenti shiatsu. Questa è una parte soprattutto innovativa, soprattutto per quanto riguarda lo shiatsu, appunto collegato ai bambini. È un'iniziativa che si collega un po' con tutto quello che è stato in questi 5 anni il percorso tra biblioteca, comune, scuole, dall'asilo nido, quindi proprio da bambini molto piccoli fino ai licei, e famiglie. Penso che questo tassello appunto dell'unione dei bambini più piccoli, quindi 0-6 anni, e le famiglie, sia un tassello veramente importante all'interno di questo percorso che abbiamo deciso di intraprendere come assessorato alla cultura, con la biblioteca e con altri enti come anche l'ASL, con la cooperativa Andirivieni. Quindi sono veramente tanti attori, appunto un percorso che vuole cercare nel nostro piccolo di cambiare un po' il mondo, se vogliamo, la visione del mondo, e connettere appunto la parte di corpore sano con la parte di mens sana. Quindi questo è un piccolo sogno, forse quasi una, sì, appunto un piccolo sogno che noi abbiamo e che però con dei piccoli tasselli si sta concretizzando sempre di più nella nostra città. Speriamo che questo progetto avvicini appunto le famiglie alla lettura e a tutto quello che è l'ambito della salute, partendo dai massaggi per arrivare poi al camminare con le fiabe, che è un altro progetto che noi abbiamo portato avanti, per poi appunto chissà avere dei bambini che crescano sani e con una passione per la lettura, insomma.